Per molti commentatori il GP di Abu Dhabi della scorsa domenica è stata la gara più spettacolare dell'anno. Sei d'accordo? E come commenti le prestazioni delle gomme? Ma d'accordo fino a un certo punto, è stato per me, io ho fatto tanti anni in America, una gara molto americana, cioè con safety car che ha un po' cambiato lo stile della gara, perché tutte le macchine sono state concentrate di nuovo due volte durante la gara, quindi abbiamo visto due ripartenze di una gara. Ovvio, quando vedi una macchina che parte dal pit lane, che arriva sul podio, è una gara molto stimolante e molto interessante. Poi abbiamo visto gli altri due protagonisti che stanno lottando tra di loro per vincere il titolo, arrivando anche loro sul podio, vuol dire che è stata una gara molto, molto interessante. Più Kimi Raikkonen, che è l'ottava vittoria di un pilota di quest'anno, che è mai stato successo nella storia del Formula 1, vuol dire che la gara comunque è stata una gara molto stimolante. Dal punto di vista delle gomme è una gara abbastanza facile, cioè, abbiamo detto prima della gara, cioè una gara di una sosta, poco usura, poco degrado, forse abbiamo voluto fare un po' di più, ma c'è stata una tendenza durante quest'anno che le squadre, con lo sviluppo della macchina, che la macchina è sempre in continuo sviluppo, minimizza il degrado delle gomme, anche l'usura e anche lo stile di guida è cambiato per eliminare questi effetti, quindi dal nostro punto di vista è stato troppo facile forse. La scelta di gomme medie e soft portata da Abu Dhabi è stata infatti considerata un po' conservativa, cosa rispondi? L'anno scorso una scelta simile ci ha portato ad avere due soste in gara che sarebbe ideale per una pista tipo Abu Dhabi. Quest'anno in comuni con l'India, con la Corea, dove la superficie comunque di questi circuiti nuovi sono molto liscio, con il lavoro fatto dalle squadre, anche i piloti, ci ha portato ad avere una sosta solo in queste ultime gare. Quindi sì, è vero, è conservativo, ma non possiamo portare, immagino, una super soft ovunque. Alla fine dobbiamo pensare per l'anno prossimo, cioè dobbiamo ricreare un'altra sfida per le squadre, perché sono stati troppo bravi loro. Il prossimo GP si correrà sull'inedito circuito di Austin, come vi siete preparati? A Austin siamo stati 24 ore dopo quando hanno messo la superficie, cioè l'asfalto, l'abbiamo preso i nostri rilevamenti, sia con un laser, facciamo anche una specie di molding della superficie per creare una simulazione della superficie. Le squadre ci hanno fornito un modello di macchina che gira sul circuito di Austin e abbiamo creato il nostro modello di utilizzo e usura per il prodotto. Per noi come pista è molto interessante, è simile da tanti punti di vista all'India, quindi è un circuito fatto molto bene. Superficie è più aggressivo rispetto alle ultime gare, ma qualche dubbio forse che è troppo liscio di nuovo. Anzi, abbiamo chiesto di portare la superficie di Malesia ovunque, perché Malesia è ideale per noi, per quello che stiamo cercando di fare. Come simulazioni, oggi come oggi, pensiamo di vedere una gara di due soste, ma per noi, essendo un circuito nuovo, dobbiamo vedere i primi prove venerdì, perché si può cambiare tanto, dipende molto dai materiali usati per creare il circuito. Ci sono anche qualche support race ad Austin che potrebbe aiutarci un po' a creare un'evoluzione della pista durante l'utilizzo. Quindi ci sono tanti fattori, vedremo venerdì. In base ai dati raccolti avete scelto di portare gomme dure e medie, scelta un po' conservativa, come pensi che performeranno? Sì, conservativa perché è la prima volta che andremo ad Austin, ovviamente andando a una pista nuova per la prima volta con una scelta aggressiva uno potrebbe essere criticato dopo se non funziona, quindi è meglio per noi, soprattutto adesso perché ci mancano due gare fin stagioni, non è il momento per giocare, quindi per noi è meglio essere un po' più conservativa. Crediamo di vedere una gara di due soste, ma come ho già detto, con i piloti e le macchine che sono stati sviluppati in maniera veramente bestiale quest'anno, sono stati veramente bravi, forse avremo anche una sosta. Vedremo venerdì. One, two, three, race!